Un tempo anch'io ero un avventuriero, finché non mi sono buscato una freccia nel ginocchio. Ah beh, almeno a te ti tirano le frecce. Lì da noi tirano ombrelloni da spiaggia. Bersaglio sotto tiro, caricate l'ombrellone. Ombrellone pronto al fuoco. 5, 4, 9, 10, 25, sparate! Oddio! Il mio ginocchio! Il mio ginocchio è esploso! Fermi! Cos'è quello? Non ne ho assolutamente idea, ma il suo sguardo vuoto mi mette veramente a disagio! È sicuramente un boss di fine livello! Uccidiamolo! Ah! Hanno ucciso il mio cavallo! Un cavallo? Oh, ma quindi quello era un cavallo? Io non ne avevo mai visto uno. No, infatti non si sono mai visti, ma... Aspetta, che cos'è quello? Oddio, non lo so, sembra una specie di uccello, ma ha una forma talmente strana! Uccidiamolo! Hanno ucciso il pollo! Uccideteli! Aiuto! Scappate! Ma che, ma questi sono quelli che hanno ammazzato il pollo? Sì, mio Jarl. Oh, ma chi cazzo credete di essere per ammazzare i polli per strada? Ma che cazzo pensate le fa? Ma chi cazzo se ne... Ma che cazzo? Che giornata di merda. Cosa ne dobbiamo fare di loro, Jarl? Secondo la legge di Skyrim, se te beccano a fare i danni che sei un prigioniero, tu devi partire per fare la missione principale, ammazza Alduin, devi salvare il mondo. Quindi, raga, e ve tocca, so cazzi vostri. A me non me ne frega un cazzo di salvare il mondo. Aspetta un attimo, salvare il mondo da cosa? Ma come da cosa? Ma che cazzo? Dai draghi, no! I draghi? Oh, avete ammazzato il pollo, siete diventati prigionieri, adesso siete eroi e andate a salvare il mondo, non rompete il cazzo! Comunque a me non sembra che Skyrim iniziasse in questo modo. Adesso cosa vogliamo fare? Non lo so, forse ci conviene fare qualche domanda in giro. Facciamo presto allora. Ehi tu, idiota, dove sono i draghi? I draghi, le creature più spaventose mai esistite. Il loro ritorno ormai è imminente, siamo tutti condannati dal loro potere che ci schiaccerà tutti. Perfetto, sti cazzi, ehi tu, idiota, dove sono i draghi? I draghi, le creature più spaventose che esistono al mondo, stanno tornando e ci uccideranno tutti. Non possiamo nemmeno surbarmi blau. Aspetta un attimo, salvare il mondo significa salvare questi idioti! Beh, l'Outrek non ha tutti i torti. Ragazzi, cerchiamo semplicemente di fare presto, almeno la chiudiamo subito questa storia. Oh, ciao ragazzi! Sigmayr, ma tu che ci fai qua? Oh, ora mi chiamo Sigmayr Zanna Bianca Tempesta di Neve del Giorno dei Santi del Mese del Castoro. Usano dei nomi particolari da queste parti. Che ne dici di accorciare il tuo nome a idiota? Senti, Sigmayr, a noi ci hanno dato da fare una missione, tipo che dobbiamo ammazzare i draghi, no? I draghi, le creature più spaventose e quella roba. Ma là, certo, lo so già. Ma da dove possiamo iniziare con questa missione? Aspetta! E adesso! Ciao, io sono un drago. Oh, è atterrato un drago! Oh no, un drago, che paura! Uccidetelo e divoriamo le sue carni! Aiuto! Aiuto! Stanno strappando la carne! Gli eroi hanno sconfitto il drago! Che? Tornate tutti alle vostre faccende, cittadini! Il drago è stato sconfitto! Siamo salvi! Chi ha ucciso questo drago? Qualcuno ha ucciso questo drago. Ah, i draghi stanno tornando. Questa sì che è una brutta storia. Come possiamo difenderci da questi mostri? Si preannunciano tempi bui. Ma cosa diavolo stanno dicendo? L'hanno appena ucciso loro, il drago! Ah sì, non farci caso, è normale. A me questo posto comincia veramente a mettermi paura. Sì ragazzi, infatti io direi che è il caso di andarcene. Sei tu Dovahkiin? No. Sei tu Dovahkiin? No! Sei tu Dovahkiin? Sì? Ma, Soler! La vita è bella perché varia, amico mio. Allora prendi la mia anima, Dovahkiin. Ma guarda, non credo sia il caso. E invece la prendi comunque, guarda un po'. Soler, come ti senti? Oh, non ti preoccupare, amico mio, non è niente. Una lode al sole mi tirerà su. Raise the sun! Qu-
Quello era un Tuhum. Si acquisisce quando impara. Andiamo a recuperare Soler. Vi spiegherò strada facendo. Ah, questa situazione è assurda. In più il mio compagno di viaggio si è buggato un'altra volta. I am Kajuro and I am your best friend. Senti, Kajuro, ce la fai a dire qualcosa di diverso? Miau. Però quando ti parlo capisci quello che dico. Sigmayer, quanto ci vuole ancora per raggiungere Soler? Ma io penso che ormai siamo belli che arrivati. Domani mattina arriveremo alle antiche rovine. Sono sicuro che Soler è caduto in quel punto. Kajuro, ma come hai fatto a infilarti dentro il terreno? Fermi tutti, datemi tutti i vostri averi. E questo adesso che vuole? È solo un incontro casuale, ci penso io. Non fateci caso, ragazzi, sono un licantropo. Vieni qua che ti mangio la testa. Fermi tutti, datemi tutti i vostri. Signore, una lettera per lei. Aspetta un attimo, non vedi che sto mangiando la testa di questo tizio? Signore, una lettera per lei. Aspetta un attimo, ti ho detto. Signore, una lettera per lei. Fammi dare un'occhiata a questa lettera. Allora. Sono stato scelto per fare il licantropo su Bloodborne, che bello! Aspetta un attimo, Sigmayer, e noi adesso che facciamo? Non vi preoccupate, ragazzi, la strada per le antiche rovine è questa qua, sempre dritti. Io adesso scappo di corsa, ciao ciao! Ma anch'io voglio essere un licantropo. Senti, Oscar, che vogliamo fare con questo qua? Ah già, Kajuro, io ormai è buggato, non lo so, credo che dovremmo sopprimerlo. Ah, va bene, se lo dici tu. No, aspetta, no. Vabbè, sì, dai. Addio, Kajuro. No, aspetta, dai, no, che cazzo. Vabbè, dai, sì, dai. Addio, Kajuro, sei stato utile quanto un mattone. No, aspetta, no, è un gatto, i gattini. Kajuro! È morto il gatto! I gatti! Andiamo a recuperare Soler, dai. Ci sono dei momenti, Oscar, che proprio non so che cazzo pensare di te. Che poi lo sai che mi sa che abbiamo sbagliato fino adesso, perché si dice Kajuro invece che Kajuro. Kajuro invece... Ma vabbè, chi se ne frega, tanto era un gatto. Ah, ma lo sai che anche io e Richard ci avevamo un gatto? Si chiamava Mr. Meow, era un gatto terribile. Ah, finalmente siamo arrivati alle antiche rovine! Le antiche rovine di ogni gioco di ruolo! Le antiche rovine dove si nascondono i nemici, i tesori, le avventure! Gli innocenti da salvare che poi uccidi a tradimento! Gli innocenti da salvare che poi uccidi a tradimento! Che cos'è questa musica? Fai attenzione, Oscar! Potrebbe essere una trappola che protegge un tesoro pieno di soldi! Soldi! Soldi e puttane! No, però le puttane ci sono! Davvero? E c'è anche Soler! Soler! Ma che succede? Ti hanno dato il sole, Oscar! Guarda quante mod! Mod ovunque! Ma che significa mod? Nemmeno di essere su Skyrim. Le mod sono delle modifiche, Oscar. Hanno modificato il gioco. Guarda. Ma quelle sono le tette di Guinevere. Senti, Soler, questo posto non è niente male, però che ne dici di andare a fare quella cosa, di ammazzare il drago, no? Alduin o quello che è. Ah, già, è vero, la missione principale, me l'ero proprio scordato. Guarda, ho conosciuto un mercante in questo posto e mi ha detto di passare da lui quando saremo partiti per questa missione. Va benissimo, ma senti, tu hai visto l'Outrek in giro? Ah, guarda, è proprio là in mezzo. Senti, Soler, ma dove li hai presi questi? Me li ha lasciati il mio amico mercante. Ok, ma come funziona la cosa? Ah, non chiederlo a me, io non ne ho la minima idea. E senti, Lautrec, ma tu sai come si guida un cavallo? No. I want to break free! Oscar,
Non ti lascerò uccidere i draghi. Questa follia va fermata ora. Oh, merda.